Andiamo a sentire ora le voci di due rappresentanti Brianzoli del Carroccio, il deputato Paolo Grimoldi e il capo delegazione nel Consiglio regionale lombardo, Massimiliano Romeo. Paolo Grimoldi, l'appassionato qui alla presentazione del Gran Premio di Monza. Sì, tanti anni che come movimento diamo il massimo supporto a questo evento, dai tempi in cui aveva problemi con le leggi sul rumore a quando da Roma hanno cercato di scipparcelo. La Lega è molto attenta agli eventi del territorio, il Gran Premio per Monza e Brianza è sicuramente la punta di diamante. Ecco, ha toccato punti essenziali, il futuro anche del Gran Premio, si sta lavorando perché non siano soltanto 83 edizioni. Il problema è che servono delle risorse per modernizzarlo e vogliamo coinvolgere a tutti i livelli le istituzioni nelle quali la Lega ha voce in capitolo, a cominciare dalla Regione. E intanto ricomincerà il lavoro giù a Roma, quali sono in calendario le cose più importanti in questo periodo? La Lega giù a Roma ha iniziato questa legislatura cercando di essere assolutamente disponibile al dialogo. Finora hanno portato avanti soltanto provvedimenti che nulla hanno a che fare con l'economia, ma soltanto provvedimenti tipo lo svuota carceri, per i quali la Lega può solo fare ostruzionismo, può solo fare opposizione, perché non c'è nessun provvedimento che vada nella direzione di far calare la spesa pubblica e quindi poter abbassare le tasse. Tanta attenzione anche da parte delle istituzioni per quanto riguarda il Gran Premio di Monza. Sì, tanta attenzione, soprattutto da parte della Regione che per bocca dell'assessore allo sport, nonché del Presidente Maroni, ha già dato indicazione di essere molto vicino alla questione legata all'autodromo, a essere pronta anche a investire proprio sul futuro dell'autodromo perché Monza resti sempre il Gran Premio di Formula 1 in Italia, che si possa ammodernare, possa essere più vicino alle esigenze ovviamente dei tempi e che quindi si possa mantenere questa grande tradizione in questo territorio che è un territorio veramente incredibile. La Lega Nord ha sempre difeso Monza anche in tempi non sospetti, anche quando da Roma si cercava di scippare. Ma questo sicuramente, io ricordo addirittura le battaglie dell'allora sindaco Aldo Montifiori, stiamo parlando 1992-93, anche in altre occasioni la stessa regione è intervenuta proprio per aiutare con una legge speciale, per aiutare proprio la struttura del Gran Premio, quindi è una tradizione che vuole attraverso proprio esponenti della Lega, la Lega protagonista, sempre vicina alla difesa appunto di questo sport appassionato e chiaramente anche contro chi invece spesso e volentieri ne ha fatto un po' una speculazione politica. E con settembre si torna tutti al lavoro, allora in consiglio quali saranno le prossime cose da fare? In Consiglio regionale le cose da fare sono tante, innanzitutto la riforma dell'ALER, che è una, diciamo così, degli impegni maggiori che bisogna prenderci per il futuro, soprattutto in previsione di quello che lo stesso Maroni ha indicato come priorità. Ma poi le argomentazioni sono tante, insomma, ovviamente la sfida è una sfida che dobbiamo fare allo Stato centrale, perché non è giusto che la Regione Lombardia debba sempre subire tagli, comportarsi bene, essere poi quella che alla fine, anziché essere premiata, viene, diciamo così, bastonata da parte delle istituzioni romane. Questo non è giusto, noi abbiamo le risorse per poterci mantenere, per poter riprendere l'economia, che è il tema più importante in questo momento, e per rilanciare il lavoro e quindi questa battaglia dobbiamo farla a tutti i costi.